non soltanto a votarli, ma anche a farli votare, perché questa è la squadra del rinnovamento per Sassano, perché Valentino Di Prizzi, per quella che è la sua storia politica, per quella che è la sua formazione politica ed anche per quella che è la sua caratterizzazione umana. Quando Valentino mi ha presentato la sua squadra e commentava con me di chi la componeva, mi diceva quello che ha ripetuto con tanta semplicità e schiettezza stasera: sono tutti come miei fratelli. Questo è Valentino Di Prizzi e questo merita di fare il sindaco di Sassano, perché questo è l'amico, questo è il vostro amico, è l'amico di questa comunità che guarda gli interessi di questa comunità. Questa è la squadra da sostenere. Insieme a questa però guardiamo tutti quanti con attenzione al risultato elettorale per la Regione Campania. Noi abbiamo qui già il nostro candidato, non abbiamo da andare ad indagare lontano da qui. Abbiamo Alberico Gambino che tutti quanti sanno quanto sia legato a questa città ed a Valentino Di Prizzi. Io non credo che Alberico Gambino abbia bisogno delle presentazioni. Sappiamo quello che ha fatto, sappiamo quello che ha fatto soprattutto in termini di risultato elettorale. Alberico Gambino è stato e rimane ad oggi il sindaco più votato d'Italia. E questo, ve lo posso assicurare, equivale ad essere il sindaco più potente d'Italia. Perché quando ci si presenta al tavolo di un interlocutore istituzionale, rappresentando una comunità dove si è stati eletti a stento, piuttosto che una comunità dove si è raggiunta la quasi totalità dei consensi, vi posso assicurare che la istituzione guarda con maggiore rispetto e tranquillamente preferisce dare assenso alla richiesta che viene dal sindaco più sostenuto piuttosto che da quello che ha vinto con una maggioranza risicata. Ed allora la Regione Campania, ricordiamoci del cambiamento, ricordiamoci che cambiare vuol dire votare Stefano Caldoro, vuol dire votare Alberico Gambino. Voi sapete che compone la squadra dei candidati del presidente Cirielli anche una donna, che è Eva Longo. Ricostituiamo allora la filiera istituzionale al governo centrale con Berlusconi, al governo regionale con Stefano Caldoro ed Alberico Gambino ed a Sassano con Valentino Di Prizzi e la sua squadra. Grazie.